E nel corso dell'Assemblea generale dell'ONU si è parlato anche di ambiente e di diritti delle donne. In rappresentanza dell'Italia, i ministri Frattini, Carfagna e Prestigiacomo, il corrispondente Dino Cerri. Assieme ai grandi che questa settimana all'ONU si sono cimentati con il dramma della fame, anche un esercito di ministri impegnati sugli altri 7 obiettivi del millennium. Per l'Italia, oltre al capo della Farnesina Frattini, il ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo e quello delle pari opportunità Mara Carfagna. Al centro di questi incontri clima e biodiversità e poi la salute e i diritti delle donne e dei bambini, la maggiore sfida dei prossimi 5 anni per la quale governi, fondazioni e organizzazioni non profit hanno promesso di mettere sul tavolo 40 miliardi di dollari. È stata trovata una convergenza su alcuni punti che sono molto importanti, l'adattamento, lo scambio di tecnologie, l'intervento dei paesi sviluppati contro la deforestazione, sono questi i pilastri sui quali si potranno porre a Cancun le basi di un futuro accordo. Proprio oggi si è tenuta qui alle Nazioni Unite una riunione ministeriale per arrivare ad una risoluzione ONU che possa condannare la pratica delle mutilazioni genitali femminili che hanno gravissime conseguenze sulla salute di donne e bambine in tutto il mondo.